No, ragazzi, non potete capire il sonno che ho io. Oggi ho un volo per Londra, presentazione di Huawei P9. Quale giornata migliore per mettere veramente sotto stress iPhone SE? Sì, questo non è il 5, è proprio iPhone SE. È uguale, è un po' più oro. E avete visto una cosa strana? Sì, capirete poi perché. Ci vediamo a Londra? Qua c'è il sole, là? Pioverà sicuramente. Cioè, fantastico questo allestimento pubblicitario di un ponteggio. Allora, prima cosa da fare è trovare una macchina per arrivare a Linate. Car to go. Ok, macchina trovata e prenotata. Adesso mi faccio guidare dal GPS per arrivare al... Enjoy? Cavolo lo dico, una car to go. Andiamo. Beh, meno male che è piccolino. Riesco a trainare il trolley e a guardare la strada. Ero quasi arrivato alla macchina, vedo un Enjoy, costa meno, la prenoto. Il GPS comunque funziona bene. Enjoy è sempre più lenta di car to go come applicazione. Dai che perdo l'aereo. No, l'ho già fatto una volta, Posto gli specchietti e vai, si parte. 20 metri e sono già in coda. Vabbè, dai, controllo le mail. Siamo, eccolo qua, uno rosso. E te pareva. Allora, vi dicevo di questa cover. È un prototipo di Smart Health Solution SHS che mi ha voluto dare per provare come funziona sul campo su iPhone SE. Però per iPhone 6 e 6S non è un prototipo, lì è già in produzione. Ma qual è la generata di questa cosa? Che ha gli auricolari, vedete? Dentro la cover. Siamo rimasti, lo faccio vedere dopo. Stereo. Sta diventando un antistress da semaforo. Altro semaforo, vabbè. Facebook, Twitter. Altro semaforo, va, guardiamo un po' le mail. Che stress sta coda. Dai che devo arrivare in aeroporto. Questa è un'alternativa con Maps. Vediamo un po' il traffico. Sì, su iPhone preferisco Google Maps, non mappe. Guarda come si fa a estrarlo così. Opla! Fantastico. Pronto? È un furbacchio. A te. Ok, ciao. Ciao, 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 bacio. Devo dire che sto iniziando da male questa cover, perché non avere cavi per le scatole in giro o auricolari che si attorcigliano non è male. Può essere anche un gioco. Sì, si è riavvolto. Ce l'ho fatta, sono a Linate. Ma che volerà da Malpensa? No, quello è un film già visto. Spero non ci sia la solita fila di Linate alla mattina al controllo passaporto. Incredibile, non ce ne sono stamattina. Ovviamente la carta d'imbarco c'è l'elettronica su Pass, ma la cosa comoda è che anche col telefono sbloccato, vedete, basta fare uno swipe perché lui riconosce l'orario del volo e ecco qua la carta d'imbarco. Sì, lo so che anche Google Now lo fa, lo so. E anche con il Wear. Ma oggi non ho il Wear. Perché? Perché quando vado io per due giorni, il fatto di dovermi portare via un altro caricabatterie un po' mi infastidisce. Anche Apple Watch uguale. Oh, i colleghi simpatici. Ciao colleghi simpatici. Ciao. Chi non conosce Gabriele? Io. Io. Perché come diceva Pascal, siamo sconosciuti. Dammi il titolo che copyright è tuo. Il titolo, però il copyright è mio. Il mio titolo di oggi è lo smartphone di Cartier-Bresson, sottotitolo ma non è un orologio. E cos'è? Cartier-Bresson. Ciao. London City, arriviamo. Ma andiamo a vedere un po' questo iPhone come si sta comportando. Allora, stamattina che cosa abbiamo fatto? Un po' di navigazione web, un po' di Facebook, un po' di Twitter, un po' di tanti WhatsApp, almeno 10 WhatsApp, una chiamata da 10 minuti. E se andiamo nelle impostazioni, nella batteria, andiamo a vedere. Beh, adesso lui dice il 97%, ma è un po' farlocca la percentuale, perché il 100% è rimasta circa 10 minuti. 30 minuti di uso e stand by 1 ora e 22. No, il pullman no! Oh Gabriele, ti ricordi quando eravamo ragazzi? Cosa facevamo con le cuffiette? Una a te, una a me. Si può fare con queste? Sì, 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 dai. Però a me mi devi mandare Pink Floyd. Ecco cosa può servire un orologio con dentro il GPS. 736 km orari. Però ho trovato il modo per fare il record di velocità sull'attività corsa e bicicletta. Vediamo che mi batte. E vediamo cosa è successo. Praticamente ho fatto 1 ora e mezza di ascolto musicale. Batteria all'87%, quindi intorno al 4-5% per 1 ora e mezza di musica. Non male. Ma non solo piove, tira anche vento. Vediamo in queste 2 ore cosa è successo. Allora, 21 notifiche, di cui 17 mail, 3 messaggi, un Telegram, poi vediamo 2 WhatsApp,
quante chiamate perse non lo so, dobbiamo andare nei messaggi, insomma, una vita difficile. Dai, recuperiamo qua, meno male che c'ho la passport. Lesson number one: gli inglesi tengono molto la sicurezza. Pippone perché stavo filmando in aeroporto. Ma ce l'ho fatta, sono uscito, sto uscendo. È arrivato il volo da Roma, ciao Anto. Qui sul pullman, che sembra un po' stile vacanze di Natale più che evento presentazione di un telefono, ci stavamo chiedendo ma cosa saranno tutti questi sacchettini attaccati ai sedili. Io preferirei non scoprirlo perché ho un'idea, ma io invece soffro il pullman, quindi spero di non usarlo. Oh, Daniele, ciao Daniele, ciao. Cosa riprendi? Te, che parli e mi fai... Allora, no, io ho l'abbassamento di voce, sono un insomma. Enrico, voi dovete sapere che lo sentite in radio, è una voce, ma davvero è così, è questa. L'accento modenese non si sente in radio, è incredibile. Come fai a mascherarlo? Sono delle macchine. Vediamo un po' come sta il nostro SE. Allora, come avete visto, sul pullman avrò gestito almeno una decina di mail, me ne sono arrivate altre due. Visibilità sotto luce del sole direi buona, vedete, si riesce a leggere tranquillamente. Il display è praticamente quello dell'iPhone 5S, non c'è stata una gran evoluzione da quel punto di vista. Un filo, i pixel si vedono. Andiamo a vedere la batteria, l'ho usato tanto nel pullman fino ad arrivare qua, per questo che mi è venuto la nausea. 3 ore 07 di utilizzo con 5 ore 51 di stand by. Ho anche fatto qualche foto qua a Londra, perché sì, è vero, ogni tanto ci vengo, ma è sempre molto bella. E sono al 77%, quindi la batteria sta reggendo, ragazzi. Sono le ore 12.23 di Londra, quindi 13.30, acceso dalle 6 del mattino, non male. Dimenticavo di aggiungere al conto anche una ventina, no, 20 no, dai, 15 minuti di chiamate al bordo. Oggi pranzo poco gourmet. Ciso, commenti sulla coda. Commenti sulla coda, no, ma che... Già facciamo per le sì, due, sì, facciamo. Siamo italiani dentro, è brutto da quindi, dirlo. Quindi tagliamo, cioè tardi, tagliamo. Col pullman stavamo quasi per entrare tagliando sopra i cinesi. No, tra l'altro che palle, ci ho messo più di pullman che di aereo. Cioè, non so, sì. Basta, poi io, sì. Sì, poi io lo soffro pure. Te che ne hai preso uno. Te che hai preso 3 aerei. E mentre io giro lo stress test dell'iPhone, Ciso gira con una telecamera in testa. Sì, siamo strani noi malati di tecnologia. Scassiamo il codice. It's your screen brightness up a bit. Okay. And make it brighter. Sorry? Brighter. More light. Yes. Hi there. Do you have a QR code? Ci vuole prima di Let me give you your reference. Okay. And if you want to take a Wi-Fi second, thank you. Okay. Thank you very much. Feel free to take a Wi-Fi card. Ah, okay. Thank you. Vai, siamo passati! Tunnel psichedelico. Eccoci dentro l'evento Huawei, in attesa del P9. E adesso vi svelo uno dei segreti del mestiere. Magari non lo sentirete perché c'è rumore, magari è meglio così. Prima si fa una ricognizione per cercare di carpire dove sono i telefoni e dove li mostreranno. Quindi si fa il giro della location e si cerca di sedere più vicino possibile a dove posteranno i telefoni, così la corsa verso l'anteprima sarà più corta. Possiamo cominciare a infilarci? Ci infiliamo? Ah sì. Eccoli, sempre in prima linea. Eccola la corsa e adesso si registra il video. Devo dire che il piccoletto non se la sta cavando male, ha girato l'anteprima del P9, 3 minuti di video, circa 600 mega e adesso li sta caricando. Mancano 2 minuti, vai ragazzi che siamo live su YouTube, tra pochissimo. Ragazzi siete fantastici, Londra, presentazione Huawei P9 e chi mi ritrovo? Piacere a tutti. Come ti chiami? Fausto. Aurelio. Alessio. Grandissimi, mi seguite ovviamente su YouTube. Grazie. Da telefonino. Giudizio. Giudizio. Giuro che non è preparata, quindi è live, così. Allora, da quello che ho sentito dire, prestazioni ottime e un ritorno al passato, via. Io, avendo... Ah, tu sei qua per... Sì. Ciao. Non ci posso credere. Da Londra, direttamente da Londra. Fantastici, veramente fantastici. Allora, teniamo qua la telecamera. Niente, io essendo appartenente alla famiglia Samsung, non dico niente. Non dici niente, ok. Passo la palla. Però la batteria sta reggendo bene. Allora, vi posso, se volete, vi posso far vedere il P9 in anteprima. Perché ce l'ho qua dentro. Chi lo vuole vedere? Andrea Perato Gioia. Bellissimo. 4S direttamente. Bellissimo. Ragazzi,
ragazzi, mi dedico a loro. Ciao! La conferenza è stata veramente lunga e anche un po' noiosa. No ragazzi, non potete capire, sono devastato, sono stanchissimo. Altra mezz'ora di pullman per arrivare in albergo, forse anche 40 minuti, dopo i video, dopo aver caricato, dopo aver fatto l'intervista, sono davvero stanco. Ma vediamo se è stanco anche lui, il nostro iPhone SE. Vediamo un po', intanto sto guardando i video su YouTube, live. Ragazzi, è ancora al 21%. E non vi dico cosa ho fatto, ho girato due video, quelli che avete visto sul P9 e P9 Lite. Li ho caricati su YouTube direttamente da qua, parte sotto Wi-Fi, parte sotto 4G, perché non avevo dati a sufficienza. Ci ho guardato poi almeno 20 mail, 10 WhatsApp, ho fatto altri 10 minuti di chiamate vocali e andiamo a vedere la batteria. Come si è comportata? La vediamo, 21%. È un telefono che non scalda, guardate, 6 ore e 54 di utilizzo con uno standby di 12 ore e 14 minuti. Roaming con veramente tanto cambio celle, pochissimo wifi e tanto 4G. Quindi devo dire che per adesso si comporta veramente bene. Adesso cosa faccio? Scarto il P9, lo configuro, crollo a letto e poi vado a cena. Non mi inquadro perché non sarebbe edificante, ma guardate dove mi ha colto la batteria scarica. Sì, proprio qua, mentre mi rinfrescavo e mentre leggevo ascoltavo un WhatsApp del Bordons. E allora vai di risparmio energetico. Ok, va bene, torniamo alla home page e si continua la giornata con iPhone SE. Al 27, siamo al rooftop. 30. Campanello. Noi andiamo al 30. Scusa, l'ultimo piano sarà. Ancora col periscopio. Basta periscopio. Facciamo un selfie. No. Gli avvocati. Aiuto. Non fanno causa. Prova 27. 27 mi piace. 27 mi piace. È tutta colpa di. Ma chi l'ha detto 27? Giravoce. No. Minchia, mi. Ce li proviamo tutti. 29? Cioè, no, beh, questo è bellissimo. Abbiamo trovato un ristorante, ma non c'è nessuno. Bunga bunga, solo che ci sono. Oh, è tutto per noi. Ragazzi, sono 10 minuti che vaghiamo in questo grattacielo. Perché? E l'unica donna ha avuto l'unica idea intelligente, ovvero quella di chiamare la PR. Dopo un quarto d'ora su e giù siamo arrivati finalmente. Mi lancio sul buffet, troppa fame. E davanti al dolce vi dico che siamo al 6%. Sono le 20:56, in Italia quasi le 22. Quindi, il piccolino è giù dalle 6 di stamattina, ha fatto un sacco di cose. Ragazzi, sono veramente stracotto. Qua a Londra sono le, ve lo dico subito, aspettate che accendo il telefono, 23:30, quindi mezzanotte e mezza e l'SE ancora al 2% di batteria. Ho 6 mail, 2 notifiche Facebook. Ammetto che dalla cena non l'ho poi usato tanto, ho fatto giusto 4 foto, ne ho postata una sulla pagina per confrontarlo anche con il P9 e con l'S7. Ma adesso mi spoglio e vado a letto, non ce la faccio più. Sapete cosa vi dico? Che uccido il 2% di batteria con Fatboy Slim. Ragazzi, ho sonno e sono abbastanza rimbambito, quindi mi stavo dimenticando di far vedere le statistiche. E allora andiamo subito nelle impostazioni, andiamo nella batteria, eccola qua, se la trovo, batteria, e andiamo a vedere come si è comportato nelle ultime 24 ore. Mail, YouTube, ricordo, è così alto perché ho caricato i video in diretta live del P9 qua da Londra, direttamente dal telefono, fotocamera, Spotify, Instagram, WhatsApp, Evernote, pagine, Facebook, insomma il classico uso quotidiano, anzi oggi all'ennesima potenza. 8 ore e 23 minuti di utilizzo e 17 ore e 4 minuti di standby. Sono all'1%, praticamente lui è alla frutta. Buonanotte.